Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui in presenza, grazie ai quanti, non sappiamo ancora quanti, ma insomma speriamo tanti che siano collegati. È un momento per noi importante perché insomma ricordiamo con un atto che a lui sicuramente avrebbe fatto molto piacere, insomma, Antonio Barone, che è stato per moltissimi noi un amico, un maestro, un collega e così via. Quindi per noi è veramente un onore fare questo passaggio importante, lo leghiamo e insomma, questo poi sarà ricordato anche attraverso alcuni dei suoi tantissimi amici, anche diciamo oltreoceano e anche prestigiosi ovviamente. Invece la prima parte della giornata, del pomeriggio, lo dedicheremo un po' a un approfondimento dentro al ricordo di Antonio, ma di quelle che sono delle idee e spesso anche delle intuizioni che a cui Antonio ha legato il suo lavoro scientifico, che oggi trovano grande eco all'interno delle attività che stanno dietro a quelle che il grande contenitore delle tecnologie quantistiche, di cui oggi abbiamo qui insomma tanti esponenti di grande insomma, di rilievo a livello nazionale. Il laboratorio che oggi inauguriamo, che è visitabile poi per chi fosse interessato all'interno qui del campus, e magari ci mettiamo d'accordo per evitare sovraffollamenti dal punto di vista numerico per la sicurezza. C'è una informazione di servizio, siamo in attesa del rettore, ma in realtà iniziamo perché ha detto che insomma, è impegnato su un incontro con gli altri rettori, appena può si collegherà e ci porterà anche il suo saluto. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Ok. Dopodiché io direi il primo dei due saluti istituzionali lo leghiamo al nostro Dipartimento di Fisica, ma ovviamente a nome anche dell'Ateneo, diciamo così, non fosse altro perché il Dipartimento di Fisica in cui Antonio ha lavorato tanti anni è il Dipartimento a cui noi afferiamo, ma insomma ormai è un Dipartimento che ha grandissime sinergie, grandissimi legami con il mondo dell'ingegneria e non solo, e questa sede e questo laboratorio lo sono una manifestazione ben evidente. Chiamerei il professor Miele per darci il suo saluto istituzionale. Grazie Giampiero, io ringrazio tutti per... Dicevo grazie Giampiero e Francesco per l'occasione, sono particolarmente orgoglioso di essere qui in questo momento e rappresentarvi i saluti del Dipartimento di Fisica e della comunità che rappresento. Riflettevo un attimo sulla particolarità del momento storico che stiamo vivendo. Era all'inizio del Novecento quando Planck all'Accademia di Berlino presentò il lavoro in cui rappresentava una soluzione euristica del problema del corpo nero, e quella è considerata la nascita della meccanica quantistica, del 1900 esattamente. Sono passati 120 anni, la meccanica quantistica ha invaso quasi tutti i settori della conoscenza umana di base, sicuramente la fisica, la chimica, in parte oggi la biologia, ma sicuramente la tecnologia. Quindi sta diventando questo una nuova rivoluzione tecnologica, che è la rivoluzione quantistica. Io sono particolarmente orgoglioso del fatto che il Dipartimento di Fisica, la comunità di fisica, ma all'interno della comunità di Ateneo, seguendo la scia di uno dei grandi maestri del nostro Dipartimento, che è Antonio Barone, siano oggi protagonisti di questo momento, che è un momento importante. Sono convinto che i successi di adesso sono solamente l'inizio di altri risultati importanti che otterremo.
Quindi vi faccio in bocca al lupo e vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie Rino, penso che insomma, non ci siano ancora notizie di Matteo, quindi direi che possiamo iniziare con la prima parte diciamo, di questo pomeriggio. E se ricordo bene l'agenda, adesso ci sta il professor Nicolais, che è grande amico di Antonio Barone, ma anche protagonista diciamo, di tante vicende che hanno accompagnato anche la nascita di questo laboratorio. Gino dovrebbe essere collegato, eccolo qua. No, sì, sono collegato, grazie Giampiero, grazie a tutti voi, mi scuso per non essere presente proprio, anche perché io lavoro proprio in qualche piano di differenza rispetto al posto dove adesso andrete a inaugurare il laboratorio, che io vedrò, diciamo, nei prossimi giorni, e devo dire che parlare di Antonio mi crea veramente un po' di commozione. Io e Antonio abbiamo passato i periodi iniziali della nostra attività di ricerca molto, molto vicini, lavoravamo in campi diversi, avevamo avuto esperienze molto simili, lui era stato dipendente del CNR per un po' di tempo e poi direttore di un famoso istituto, un istituto di cibernetica che diciamo, era stato fondato da Edoardo Caianillo. Io diciamo venivo da una scuola di ingegneria, veramente vengo da una scuola di ingegneria che era diretta da Gianni Astarita e insieme siamo diventati professori all'epoca chiamati incaricati e abbiamo per un periodo di tempo svolto questo doppio ruolo di dipendente CNR e professore all'università, io al Dipartimento di Ingegneria e lui al Dipartimento di, allora si chiamavano facoltà di Scienze. Questo non era soltanto un caso che diciamo ci aveva molto legati, ma ci aveva legato molto la capacità di Antonio di essere un amico principalmente. Abbiamo veramente condiviso tutta una serie di problemi della nostra università, ci vedevamo spesso perché lui lavorava per un periodo di tempo proprio al piano superiore, al primo piano di un edificio in cui io lavoravo al piano terzo. E quindi spesso ci chiamavamo per andare a prendere un caffè e quel caffè era molto di più di un caffè perché era uno scambio tra due colleghi che fortunatamente avevano avuto un'esperienza comune all'estero, avevano tante attività diciamo, che svolgevano diciamo, in settori che all'epoca erano veramente settori molto avanzati. Lui con la superconduttività che in qualche modo ogni tanto cercava di spiegarmi e mi raccontava con molto entusiasmo questo nuovo settore, questa nuova area di ricerca che stava sempre più per diventare qualcosa di applicazione veramente innovativa e io, diciamo, da ingegnere cercavo di raccontare a lui quanto i materiali compositi potessero veramente cambiare il mondo dell'ingegneria e in particolare a quell'epoca dell'aeronautica. Abbiamo diciamo, passato anche molto tempo insieme a parlare della nostra famiglia, lui ha avuto un figliolo molto bravo e spesso ne abbiamo parlato insieme perché era un ragazzo eccezionale col quale qualche volta ci siamo incontrati e abbiamo avuto anche qualche rapporto di lavoro. Questo era Antonio, è Antonio uomo, Antonio veramente amico di tutti, non ha mai fatto pesare il suo livello scientifico, non ha mai fatto pesare la sua forte presenza nel mondo scientifico mondiale, e però diciamo aveva quello che qualcosa, quella empatia che veramente non tutti i professori riuscivano a avere. Nessun allievo di Antonio ha mai ricordato Antonio solo per la sua grande capacità di fare lezione, ma principalmente per la sua umanità, per la sua capacità di farsi amico tutti gli studenti. E devo dire che sia nel primo piano che al piano terra
e il numero di studenti che frequentava l'università era enorme, era molto grosso, anche se gli spazi in qualche modo erano molto piccoli. Anche nel CNR ha fatto un grande lavoro. Lo ha fatto sia quando ha diretto l'Istituto di Cibernetica, ma lo ha fatto anche dopo, perché ha mantenuto quel rapporto CNR-Università che secondo me e anche secondo lui rappresentava la linfa per mantenere un ente di ricerca all'avanguardia nel mondo. La presenza degli studenti, la capacità degli studenti di portare problemi, di portare curiosità, di portare volontà di fare era sicuramente uno degli elementi di forza per lo sviluppo della conoscenza. Mi sono molto dispiaciuto di non poter prendere più un caffè con lui, di non poter più andare in giro e raccontare insieme i nostri problemi e i nostri successi. Questo veramente lo potevo fare perché Antonio è stato sempre un mio amico, è stato sempre una persona con la quale ogni tanto avevamo anche l'occasione di raccontarci i problemi sia scientifici ma anche e forse principalmente i problemi personali. Scrisse un libro eccezionale di cui lui era così felice, e principalmente del fatto che quel libro era stato tradotto in russo. All'epoca la Russia era un paese per noi molto lontano, perché molti di noi avevano lavorato negli Stati Uniti e vedevano la Russia come qualcosa che non fosse di livello scientifico adeguato a quello degli Stati Uniti. E quindi quando quel suo libro fu tradotto in Russia, in russo, me ne portò a vedere una copia, perché ne era veramente contento e felice, perché non riusciva a leggerlo nemmeno lui con questo cirillico che aveva tradotto il suo pensiero. Era sicuramente era qualcosa che lui vedeva come un grande, grandissimo successo. Aver lavorato con Tony Leggett, premio Nobel per la fisica del 2003, vedo a Tony qui in fronte a me, è stato per lui veramente una grande soddisfazione. Questo è stato qualcosa che lo ha reso felice, e nel suo sobrio modo di fare, lo raccontava sempre con grande entusiasmo. E poi è stato un caposcuola, che secondo me è un'altra cosa. Un professore non deve badare solo a se stesso, e lui rappresentava quel professore ideale che ha lavorato per gli altri. I suoi allievi sono tutti diventati professori in giro per il mondo, la sua ricerca è diventata un'attività di ricerca avanzata, e così oggi che inauguriamo questo nuovo laboratorio, ovviamente per lui sarebbe stata una grande felicità vedere tanti dei suoi ex allievi, ora colleghi, diventati così bravi, così famosi e capaci di in qualche modo di continuare a portare avanti la grande curiosità nel fare la ricerca. Sicuramente lo avrebbe reso molto felice. Io ovviamente non entro nell'argomento specifico, ma solo vorrei dire che in questo momento storico in cui il PNRR dà la possibilità veramente di poter fare un salto in avanti a tutta la nostra attività di ricerca, questa grossa opportunità che la missione 4 del PNRR dà a noi italiani, è sicuramente un'occasione veramente storica per poter investire e investire con quello che di cui noi avevamo bisogno già da tanti anni, cioè tante idee che dovevano andare all'estero per essere realizzate. Finalmente forse con questi fondi potranno essere realizzati in Italia, e questo potrebbe permettere anche di attrarre in Italia tanti ricercatori che sono ormai andati a lavorare fuori, ma anche di stranieri che vogliono lavorare in Italia. Il settore della
superconduttività all'epoca era sicuramente una cosa di grande novità. Oggi, ovviamente, dopo alcuni anni, pensare al calcolo, all'high performance computing e al quantum computing, ovviamente questo rappresenta un punto importante. Vedo Antonio davanti a me, Antonio Zoccoli, il quale sta molto lavorando in questo settore. Antonio sa bene quanto importante sia lavorare insieme, avere la possibilità di avere colleghi di alto livello che con molta modestia lavorano con altri colleghi di settori anche di competenze diverse, ma anche mettendosi allo stesso livello con i giovani curiosi, i futuri professori, quelli che saranno sicuramente dei futuri caposcuola. Io sono felice di questa opportunità, sono contento che il Dipartimento di Fisica abbia voluto intitolare ad Antonio questo laboratorio, che è un laboratorio sicuramente che avrà grande successo, e devo dire le persone che vedo in fronte a me, Massimo Inguscio, presidente del CNR, ma non solo, uno scienziato anche lui di valore internazionale, e poi i nostri colleghi non italiani che vedo nelle loro immagini, e tutti voi presenti in persona lì al convegno, rappresentate per Antonio sicuramente un momento di grande felicità per quello che lui aveva visto come ricerca, come gruppo di lavoro, come capacità di affrontare le problematiche per il futuro. Grazie moltissimo, scusatemi della mia non presenza nel laboratorio, ma sicuramente lo vedrò fra qualche giorno, e quindi vi ringrazio tutti per questa occasione e saluto veramente con tanto affetto tutti voi. Buon lavoro. Grazie Gino, bellissimo ricordo e anche bellissima esperienza. Passerei adesso la parola ad Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e che abbiamo avuto il piacere in questi ultimi tempi anche di incrociare sulla strada del quantum computing, come probabilmente lui stesso magari ci dirà. Prego, professore. Grazie mille, buongiorno a tutti, ed è un piacere essere qua all'inaugurazione di questo laboratorio sul quantum computation, che è una tecnologia emergente e speriamo diventerà strategico e molto importante nei prossimi anni. È il laboratorio intitolato ad Antonio Barone, che è un personaggio, come ci ha ricordato prima Gino Nicolaes, di altissimo profilo, con grandi capacità umane e soprattutto di lavorare in team, di creare una scuola. Ha lavorato all'inizio sulla superconduttività, come ricordava Gino, e superconduttività che è stata una tematica, di nuovo una tecnologia emergente anni fa, ma che ancora tutt'oggi riveste un ruolo molto importante e strategico, tant'è che anche in questo momento, a tanti anni di distanza, si stanno studiando sviluppi di superconduttori ad alta temperatura che potrebbero poi avere un impatto molto importante sia nelle ricerche che stiamo portando avanti, per esempio nel campo degli acceleratori, ma anche in tematiche che hanno ricadute dirette sulla società. Per esempio i cavi superconduttivi ad alta temperatura potrebbero avere un grosso impatto nel risparmio energetico, nel trasporto dell'energia elettrica. Ma veniamo alla tematica che riguarda il Joint Lab che stiamo inaugurando. Penso che le tecnologie quantistiche, soprattutto nel campo del quantum computing, siano molto strategiche in questo momento. E possiamo immaginare che questa tecnologia emergente, se manterrà le promesse che ci ha fatto, potrebbe essere già inserita nella produzione di un supercomputer ibrido tra qualche anno. Dopo la macchina pre-exascale, magari quella successiva potrebbe essere già una macchina che riveste tecnologie ibride. Quindi penso che in questo momento sia un investimento strategico per il nostro paese. Lo pensa l'Italia e lo pensa anche l'Europa.
Infatti, nelle iniziative europee, come ad esempio EuroHPC oppure nella Quantum Flagship, ci sono proprio dei canali preferenziali di investimenti in questo campo, perché l'Europa non può rimanere indietro su un campo strategico come questo. L'Italia ha fatto lo stesso, nel PNRR è stata prevista la creazione di 5 centri nazionali, uno di questi è quello che proporremo come ente proponente, sarà l'INFN a proporlo al Ministero, un centro nazionale sul supercalcolo, il calcolo HPC Big Data, ma anche il quantum computing. Perché? Perché vogliamo investire non solo sulle tecnologie che ci sono adesso, quindi non solo potenziare un'infrastruttura di ricerca che c'è adesso, ma anche guardare avanti. Ecco, questo secondo me è una cosa fondamentale, pensare al futuro e quindi pensare che nei prossimi anni si possa avere uno sviluppo in questo campo basato sul quantum computing e quindi investire sia nella parte hardware, quindi nella creazione, nello sviluppo in Italia della tecnologia per i qubit e quindi avere nel nostro paese la capacità di maneggiare i qubit e di possederne la tecnologia, sia per la parte diciamo invece più sistemistica, quella in cui si usa una risorsa di calcolo come un computer quantistico, e quindi è importante avere simulatori, ma anche avere proprio dei computer quantistici fisici che lavorano nel nostro paese e che vengono sviluppati e mantenuti e usati in maniera propria, quindi creare tutta quella filiera di competenze che in questo campo è fondamentale e che quindi sarà strategica per i prossimi anni. Quindi penso che non poteva esserci niente di più appropriato per Antonio Barone che l'intitolazione di questo Joint Lab in Quantum Computation, perché è proprio una tecnologia emergente che probabilmente sarà strategica nel nostro futuro. E quindi cosa c'è di meglio che questa, l'inaugurazione di questo laboratorio? Quindi mi fa molto piacere essere qua e vi saluto e vi ringrazio. Grazie professor Zoccoli. Adesso passerei la parola ad un amico, nonché direttore del Studio Nazionale di Ottica, professor Francesco Cataliotti. Si può dire oggi spokesman, perché in realtà uno assume un significato diverso, ma insomma una figura di punta nell'ambito di tecnologie quantistiche in Italia, ma insomma viene da una scuola importante, quindi niente, ti do la parola. Io vi ringrazio, sono veramente felice come sempre di essere qua a Napoli da amici e francamente sono onorato di trovarmi a ricordare Antonio Barone, che ho conosciuto quando, dopo essere stato da TEDxInst a imparare a usare i reticoli ottici, sono tornato a Firenze nel gruppo di Massimo Inguscio e abbiamo trovato una laureanda di Antonio Barone, Francesca Ferlaino, con cui ci siamo messi a studiare le giunzioni Josephson, ma non fatte con i superconduttori, ma fatte con i condensati di Bose-Einstein. Con Antonio che ci spiegava che questo è un paradigma universale e quindi quello che avremmo dovuto vedere. È stato il mio inizio nelle tecnologie quantistiche e adesso siamo finalmente alla situazione in cui questi oggetti che erano in laboratorio stanno uscendo dai laboratori, da una parte il quantum computer di cui abbiamo appena parlato, ma dall'altra ci sono tante altre applicazioni delle tecnologie quantistiche, la comunicazione basata sui fotoni, il sensing basato sempre su atomi e superconduttori, la metrologia quantistica che appunto rivoluziona il nostro modo di ottenere standard e di misurare le cose, quindi un intero nuovo ecosistema basato su un nuovo modo di trasformare la realtà e le informazioni che è basato sulla meccanica quantistica. E questo è qualcosa che è universale, trasversale attraverso la fisica e che è una delle cose che ci ha insegnato Antonio quando ci ha spiegato come a noi atomici, fisici atomici, come quelle cose che provenivano da un mondo che ci sembrava lontano, ci spiegavano tutto quello che vedevamo in laboratorio in maniera assolutamente sorprendente per noi allora, ma chiara nella mente di Antonio. Quindi
sono davvero contento di essere qua all'inaugurazione di questo laboratorio con grandi amici e di fronte a nuove avventure che potranno di nuovo mettere insieme tante tecnologie diverse. Vi ringrazio. Grazie Francesco. E ora abbiamo il piacere di avere qui, sia in questa sessione che anche nelle conclusioni, la Regione Campania, che a nostro avviso, lo è stato sempre, ma a nostro avviso in questa partita che si sta aprendo sul trasferimento tecnologico di tecnologie di frontiera, secondo noi può avere grande peso. Volevo ringraziare per averci dato una mano anche nell'organizzazione non solo di questa giornata, ma anche nella impostazione del giusto rapporto con il quale metterci di fronte appunto a questo ente così importante nello sviluppo di un ecosistema appunto territoriale e qui locale. Volevo ringraziare gli amici di Netcom nella persona del presidente Lanzo, che sia come Netcom ma soprattutto per la sensibilità che stanno mostrando, come QuantumNet, che è uno spin-off, una startup meglio ancora, che già è nata, che è già attiva e che si sta già ponendo il problema di impattare appunto con le nuove possibilità aperte dal calcolo, dalla computazione quantistica, sta aprendo grandi spazi di cooperazione anche con l'università. Io vi ringrazio per questo aiuto, ma soprattutto per quello che faremo insieme, e do la parola con questa piccola premessa al dottor Bisogno, che è della Regione Campania, che dirigente dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, altra parola chiave all'interno di questo PNRR di cui tanto si parla. Sì, buonasera a tutti, grazie mille per l'invito. Veramente sono onorato di parlare dopo le persone che mi hanno preceduto, che sono, penso, il top in questo contesto. Io vi porto oltre che il mio ringraziamento, anche un po' una piccolissima visione di quella che può essere la tecnologia di cui si parla oggi all'interno della PA. In che senso? Ovviamente la pubblica amministrazione arriva sempre con anni di ritardo rispetto alle nuove tecnologie. Noi l'abbiamo sperimentato anche con le ultime machine learning, intelligenza artificiale, big data. Nella pubblica amministrazione arrivano quando ormai sono mature, sono quasi concetti ordinari che vengono trasportati nella pubblica amministrazione come se fossero appunto oggetti di uso comune. Questo perché? Perché spesso la pubblica amministrazione non riesce a guardare molto avanti e ad anticipare i tempi, ma per tanti motivi, spesso anche perché non si programma in maniera opportuna gli investimenti e quindi si lascia un po' al caso. Io, oltre al piacere di essere stato invitato sul quantum computing, sono, come dire, mi considero veramente un lettore, un appassionato, mi piace, mi affascina questo mondo, lo seguo da un po' di tempo da rappresentante della pubblica amministrazione cosa mi auguro, cosa mi aspetto che possa accadere? Che noi, con gli investimenti che si possono fare, quelli che si possono programmare, soprattutto nell'ambito della ricerca, riusciamo come pubblica amministrazione ad anticipare un po' i tempi, cioè capire fin da oggi che questa nuova frontiera potrà rappresentare un cambio radicale nel nostro mondo. Noi siamo abituati a lavorare con quantità di dati significative, con concetti come la sicurezza. Siamo come pubblica amministrazione, noi come regione abbiamo un enorme interesse nel mondo della sanità. Sono tutti campi di applicazione in cui il quantum computing credo che potrà diventare veramente un punto di rottura con il passato. E se la pubblica amministrazione non vorrà trovarsi
una mattina svegliarsi, arrivare in ufficio e trovarsi una circolare che dice tu da domani se ti devi interessare di quantum computing è opportuno che lo faccia da subito. Come? Ovviamente la regione, noi non facciamo ricerca, ma abbiamo sul territorio tutte le competenze per poter far sì che anche questo territorio esprima in ambito di quantum computing il meglio che ci possa essere. Quindi la regione sicuramente nella nuova programmazione 21-27 potrà dare anche spazio negli ambiti destinati alla ricerca a investimenti in tal senso, sia per finanziare la ricerca diretta pura da questo punto di vista, ma anche per far sì che possa formarsi per essere pronta ad utilizzare in un futuro che ci auguriamo anche abbastanza prossimo queste nuove tecnologie e non arrivarci dopo un decennio. Questo è l'augurio che soprattutto faccio a noi che viviamo la pubblica amministrazione, ma è anche un auspicio affinché il nostro paese possa dire la sua in un contesto che veramente può rappresentare un cambio epocale. Io vi ringrazio nuovamente e spero che ci possano essere occasioni in cui venire a San Giovanni e vedere dal vivo il Joint Lab intitolato al professor Baroni. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, dottor Bisogno. Credo che ci sia il collegamento. Francesco, c'è il collegamento con il rettore? Ok, è in arrivo. Ok, ci siamo. Okay. Abbiamo in linea il rettore che ringraziamo per la sua presenza, è molto impegnato, però insomma ha voluto comunque onorarci di questo breve saluto e niente, gli lascio subito la parola così lo liberiamo anche. Bene, grazie per la comprensione, quindi scusatemi per il ritardo, purtroppo un momento molto complicato, veramente ci vorrebbe un quantum computing rettore perché veramente diventa oggi complicato seguire tutto. Intanto volevo ringraziare tutti i partecipanti che saluto, il direttore Miele, Gino Nicolais, Antonio Zoccoli, non so se ancora se ancora presente, Cataliotti, Bisogno, e ringrazio ovviamente Tafuri e Pepe per aver organizzato questo momento di lancio, e il professor Angrisani e anche coloro che daranno un ricordo al professor del professor Barone, che insomma mi sembra doveroso, anche perché questo è un ateneo che cerca di non dimenticare quello che ognuno di noi fa e ha fatto, diciamo, per portare avanti l'ateneo. Molto brevemente io vi ringrazio perché questa iniziativa è straordinaria, credo sia stato già detto prima di me, insomma, quanto strategico sono le quantum technologies oggi e che rivoluzione queste rappresentano, rappresenteranno e possono rappresentare. Quindi naturalmente questo nuovo laboratorio, questo Joint Lab, rappresenta, diciamo, ha diverse valenze positive. La prima è che accresce diciamo la nostra dotazione lì nel nostro plesso di San Giovanni di laboratori congiunti in cui i ricercatori della Federico II in collaborazione con i ricercatori con i quali collaborano da tanto tempo mettono su dei laboratori congiunti con imprese o imprese importanti o leader industriali in determinate tecnologie, e questo diventa particolarmente significativo quando si tratta di portare a funzione, diciamo, delle profonde innovazioni tecnologiche. Quindi questo si aggiunge a quant'altro facciamo a San Giovanni e rende il nostro contesto a San Giovanni ancora più ricco. Poi ha una valenza molto positiva per tutto l'ateneo perché, come ben sa anche il professore Tafuri, noi stiamo facendo investimenti da questo punto di vista,
siamo pienamente coinvolti, come sa anche il professore Zoccoli, diciamo, sulle iniziative del PNRR con due R, sul quantum computing e sulle quantum technologies, e questo ci fa molto piacere, perché credo che queste sono quel tipo di innovazione che solamente attraverso una vera, diciamo, sinergia e interazione tra tutti i soggetti, diciamo, di un paese che sono in grado di affrontare queste grandissime sfide, possono, solo in questo caso si riesce veramente a fare la differenza. E poi naturalmente questo rappresenta per noi un motivo d'orgoglio, perché continua, diciamo, a indicare Napoli, il contesto napoletano, l'Accademia Napoletana, come perfettamente integrata in queste misure, come un'area come quella di San Giovanni e quello che si farà anche al di fuori di San Giovanni su questo tema, un'area, diciamo, ad alta tecnologia, ad alto sviluppo, dove insomma la capacità di innovazione delle nostre menti, sia dei nostri ricercatori, ma soprattutto dei nostri giovani ricercatori, potrà essere evidenziata. Le quantum technology credo che saranno, come dire, i giovani ricercatori che verranno anche dopo di noi a poter veramente sperimentare le grandissime potenzialità di questo tema enorme, gigantesco, che tocca tutte le discipline del sapere. Questo è importante, diciamo, considerarlo, ed ecco perché un laboratorio come questo, seppur finalizzato a progetti specifici, oggi ha un ruolo molto importante. Quindi io ringrazio molto i colleghi di fisica per aver realizzato questo, ringrazio anche il CESMA per aver trovato anche gli spazi e la possibilità di sostenere questa iniziativa, e naturalmente siamo tutti quanti molto anche ansiosi di vedere i risultati e le innovazioni che verranno fuori. Da questo punto di vista posso solo assicurarvi che la Federico II è assolutamente, come dire, committed, usiamo questa parola, a seguire questi lavori e soprattutto a mantenere una collaborazione con tutti i grandi player a livello nazionale e internazionale. Quindi grazie anche a coloro che parleranno, di Antonio Barone, quindi Anthony Leggett, Massimo Inguscio, che saluto, John Clark, Michael Devore e Vladimir Kresin, da Berkeley, Yale e Illinois, perché insomma sentire la voce dei colleghi oltreoceano è veramente importante, anche per dare importanza a quello che abbiamo fatto e che è stato fatto in quest'Ateneo. Grazie, in bocca al lupo a tutti e buon lavoro, sono sicuro sarà un ottimo convegno. Grazie. Grazie Matteo. Allora cominciamo la seconda parte. Noi 6 mesi qua eravamo correttore con l'assessore Fassoni, che ringrazio per essere ancora qui con noi. Mettiamo la prima pietra con Quantum Innovation Lab col CESMA. E c'era l'idea di un'industria. Adesso avete sentito, cioè è sempre un po' emozionante per me parlare da Antonio, c'è qui la famiglia Barone che saluto, e abbiamo parlato della necessità di una scuola. Non è un caso che queste cose sono nate a Napoli, perché c'è una scuola di pensiero con tantissimi ragazzi e anche meno ragazzi come noi, e quindi è un lento depositario di conoscenza che oggi subisce un'altra fase importante di transizione al passo coi tempi, guardando il futuro. C'è bisogno di una scuola, c'è bisogno di chi ci crede come istituzioni. Parliamo di Università di Napoli, Regione Campania, abbiamo sentito INFN e CNR, il CESMA, e fra poco Leopoldo parlerà, il motivo per il quale anche il laboratorio è qua, e c'è bisogno di un'industria che ci crede. Industria, avremo fra poco Oleg Mukhanov qui con noi, che ci parlerà di CQC, di come ci ha creduto. Marco Arzeo, il primo ricercatore, è qui. CQC si sta espandendo e l'idea è che anche sta espandendo su hardware, che è una cosa complicata. Fare un laboratorio che funzioni tecnologie quantistiche è complicato. Questo può essere da volano per tantissime attività di algoritmi, spin-off locali, e questo è sicuramente un centro di gravità importante per il futuro. Quindi, dopo questa piccola fase, poi parleremo di Antonio con i nostri ospiti internazionali, e qui inviterei Leopoldo Angrisani per il suo intervento.
Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti in questo campus universitario San Giovanni, che oggi ovviamente mette un altro tassello importante, l'avvio delle attività di questo grande laboratorio che si va ad aggiungere alla rete di laboratori che è stata realizzata qui a San Giovanni. Giusto due note storiche. L'idea di avere una rete di laboratori ormai risale a qualche anno fa, intuizione dell'allora rettore Gaetano Manfredi. I laboratori, l'idea nacque dalla volontà di mettere sotto un unico cappello tutte le eccellenze della Federico II nel campo delle prove e misurazioni, diciamo ad ampio spettro, quindi partendo dalla biologia, quindi dalle scienze della vita, passando per la chimica, la fisica e poi abbracciando tutta l'ingegneria. Oggi, dall'allora che era questa idea, diciamo, relativa soltanto tra virgolette alle prove e misurazioni, poi diciamo il pensiero si è allargato, le esperienze hanno avuto tanto successo, c'è stata grande attenzione da parte del mondo industriale, perché l'idea era quella proprio di supportare innanzitutto il territorio locale, poi anche diciamo a livello nazionale, le piccole e medie imprese in questa direzione. Quindi dicevo, l'idea si è espansa, siamo arrivati alle tecnologie avanzate, alla sperimentazione di tecnologie avanzate, e quindi nel momento in cui, parlando con Francesco e Giampiero, diciamo, è nata questa proposta di voler investire nella direzione, diciamo, del quantum computing, soprattutto basato su superconduttori, ovviamente, e questa cosa mi è stata raccontata, ovviamente, diciamo, in qualità di direttore pro tempore del centro, l'ho accarezzata, diciamo, con grandissimo piacere, l'ho accolta subito. Abbiamo cercato, diciamo, di capire quali fossero i margini di investimento, dove poteva essere collocata l'operazione, quali investimenti ulteriori andavano fatti, e diciamo in breve tempo siamo riusciti ad arrivare ad un veramente laboratorio di avanguardia. Come giustamente prima ha detto il magnifico rettore, questo non fa altro che potenziare ulteriormente le attività del campus San Giovanni, le aspettative, soprattutto da parte del mondo imprenditoriale, rispetto a quanto possa emergere da questo campus, non solo, ma anche, diciamo, la proiezione a questo punto internazionale che questo campus sta avendo e migliora, continua ad avere. Prima Francesco aveva accennato ad un evento di qualche mese fa in cui noi mettemmo una prima pietra, lanciammo il famoso Hub, il Quantum Innovation Hub, proprio per suggellare un aspetto, cioè che questo campus poteva affrontare anche questo tipo di tema e aveva tutte le carte in regola. Da allora siamo arrivati ad un primo risultato oggettivo, concreto, come io amo dire, cioè tangibile, toccabile, che è questo laboratorio, e che tra l'altro vede un altro aspetto importante, cioè quello di, come è stato menzionato prima, realizzare un'operazione congiunta, una sinergia tra mondo industriale e mondo accademico. Con CESMA, il centro che dirigo, e qui saluto con piacere Pasqualino Maddalena, il professore Maddalena, che sta in platea, che è stato uno dei primi a far parte del comitato direttivo, creammo proprio allora questa idea, cioè di mettere su un protocollo che potesse fare in modo che persone dell'Accademia e persone dell'industria potessero lavorare insieme nello stesso posto. Ne abbiamo realizzati molti e devo dire che questo è, diciamo, il primo con una, diciamo, azienda innovativa, giovane e internazionale, e che lavora su un tema veramente d'avanguardia. Quindi, diciamo, ci sono tutte le premesse per far bene. Noi come struttura CESMA supporteremo moltissimo l'iniziativa, ci aspettiamo ovviamente dei risultati che accoglieremo con grandissimo piacere e saremo anche pronti a esportarli e a renderli pubblici nel momento in cui ci saranno, e saremo ben lieti di farlo in consessi sempre come questi. Ancora grazie a tutti e vi auguro buon proseguimento degli altri interventi. Grazie. Adesso passiamo alla parte in inglese.
Oleg, can you hear me? Yes. Okay, yes. Good. So it's a pleasure to introduce Oleg Mukhanov. Oleg is really special. We decided a few years ago to invest in Napoli, CQC decided to invest here, and Oleg will tell a bit of the story, but again, that great attention to some kind of very well-established school on superconductivity and weak superconductivity, the one from Antonio Barone. Oleg, please. Well, buonasera tutti, and good morning to those who in the US. I will tell about our investment in Italy, in Napoli, and our participation in this laboratory. And let me just show you some screen. Okay, let me just... Okay. Well, the name of our company is SEEK, Scalable Energy Efficient Quantum Computing Company. This is a quintessential superconducting company, which makes very logical that we are in Napoli, in a sort of in the place where Antonio Barone sort of blessed his path to superconductivity. So I'm here, my name is Oleg Mukhanov, I'm a CTO and co-founder of this company, and I'm here with Marco Arzio, who is leading our lab activities in Naples. And first of all, I'd like to tell you who we are. Company was spun out from Hypress. Hypress is a superconducting electronics company. Many of you know about that. And we are focusing on building scalable quantum computer based on superconducting electronics from top to bottom. Means that even control system and readout, which normally built using semiconductor technology, we're building using superconductivity, and in particular single flux quantum electronics, which we were specialists. And our quantum computers are application specific, so we are not looking to build some universal computer from very beginning. It will be specialized but easily reconfigurable, and I will tell you more about that. We have foundry, we can build superconducting circuits which we use, and we will be expanding this foundry and utilizing some of the capabilities in Naples University, thanks to Francesco Tafuri and Giampiero Pepper, who are spearheading this activities, quantum activities in Naples. Our company is backed by investor. We did seed round and Series A, and building a new round, and we were funded by about 30 million. And geographically, we are international company. So in fact, you can see that we located in Naples. We also located, we have location in London and in US, where we have our foundry operations. And it's interesting that we actually started the first SEEK, first company with this name was introduced in Naples. In Naples, in fact, that's where it's the idea about spinning out from Hypress and building quantum computing company was born. So that is why now we have a very fruitful collaboration and collaborative activities with Department of Physics, and now we have this group of Francesco Tafuri and Giampiero Pepe,
and we have using we invested in equipment, measurement equipment, and you will see more how we expanding this into new quantum innovation lab that we inaugurating today. It is not an accident that we came to Napoli, because again we all, again I'm particular learned superconductivity using a seminal book of Antonio Barone, and this is the place to be if you're involved in superconducting electronics. So you can see the legacy of Antonio Barone everywhere, and first of all, it's manifest in excellent scientific quality of student training and scientific research. And in fact, anywhere I go, I see graduate from University of Naples in top European and US labs in places where you wouldn't even think about first. But so that in a way indicates a great legacy of Antonio Barone and the people who are in Naples. So that's why we are here. Interesting, again, for the company, and very important that entrepreneurial spirit is very palpable here, because I've been in many different places and I see energy and desire to make a change and make something happen. Very, very obvious in Naples. So that's how we here. So that's also very logical that we are here, because we've all our approach is built on using superconducting electronics, both quantum for qubits and classical for qubit control, qubit readout, and also for co-processing. So just tell you a little bit more about our approach and about how superconductivity and superconducting electronics in particular we envision to build into working quantum computing system. And here, that's where we are today. So on the right, you see the famous Google quantum computing installation, which demonstrated quantum supremacy in particular algorithm. And on the left side, you see ENIAC computer. And again, this is very sort of well-used comparison. Many people using it to compare where we are in quantum computing today. But what I would like to stress that it is not just visually comparable or similar. It also, we can learn from that the ENIAC computer progressed to what we have today on our desks, on in cell phones and supercomputers, was possible with introducing integrated circuits. With integrated circuits where number of input-output wires were not proportional to the number of gates. So this is very important statement, which shows that scalability in computing is possible if you are able to disconnect number of cables, which you see on the left and on the right, with number of gates of qubits in quantum computing case. So how to do that? The only way to do that is integrate control and quantum error correction and readout together. And that's what we're trying to do. We're trying to sort of use this, the lesson from the past and integrate these functions together to make essentially quantum classical integrated circuits. And in this case, it's a module. It's a multi-chip module where quantum chip and classical superconducting chip are integrated together in a multi-chip module. So what it buys us, we
when we do that, that's again, we have to also depart. Well, what it buys, it basically simplifies the system tremendously and make it scalable. That's number one. But in the same time, what we have to do, we have to also depart from analog qubit control and go to digital qubit control for multiple reasons. First of all, it's very unlikely that you will be able to put all this racks of control electronics onto small chips and integrate it with qubit. This is too much complexity. So therefore, arbitrary waveguide generator, waveform generators are not likely to be compacted that way. It's too much challenging task. And imagine that you also need to store all this waveform with 14-bit resolution. It's a tremendous amount of memory that you need to integrate. It's not possible. So therefore, we are pursuing fully digital approach where we use single flux quantum pulses, which are generated, naturally generated by Josephson junctions, which again, Antonio Barone studied so much and wrote about so much. We use this junction to generate these pulses and apply them directly to the qubits. And here, again, I can talk a lot about that. So I'd like to sort of curtail my description and my excitement to just a few visuals. And here is another look at our system where all electronics, control, co-processing, quantum error correction, all goes inside of the cryostat, similar to what have been installed in this new lab that is being inaugurated today. So you see a cross-section of this dilution refrigerator, this cryogenic system, where you see multiple temperature stages, and superconducting electronics goes on all of these stages and performing different functions. Qubits, quantum chips goes to the very bottom of it. You see this modules where a quantum chip is, quantum MCM, in fact, is mounted, and on other temperature stages, you see various co-processing chips, superconducting chips, in particular, quantum error correction decoder, which we're all working on. So this is very challenging task, which would require a substantial effort, and we thankfully for fruitful collaboration with all our colleagues in university and across the world, and the investment that we make in steady progress and rapid progress on this. So now I'd like to show you the final slide. And again, this is our new lab, and you see dilution refrigerator, brand new dilution refrigerator installed in this lab, and it's not just installed. In fact, it installed just a couple of weeks ago, but it's already working. So it's we rapidly, thanks to Marco Arzio, who did tremendous job to do it very diligently and get it working. And now I can happy to report to you that it's not just installed and verify that it's getting cold, but in fact, our quantum multi-chip module, similar to what I told you earlier, again, simpler, admittedly, is already installed in there and getting cold. And I think today we started measurement, and you can see some the top view and also the whole installation and the guts of the dilution refrigerator with various cables and temperature stages, cryo package that is where the quantum chip is located, and also the other chip is integrated with. And we're very happy to be in Naples. We feel that this is the place which was blessed by Antonio Barone, and therefore everything should work out pretty well. And we're very happy to be here and collaborate with
groups of Francesca Tafuri and Gian-Piero Pepe. That was tremendous experience for us, and we plan to expand and build more and hire more people and take advantage of this high quality people that are being produced in Naples. With this, again, thank you very much. Grazie tutti, and if you would like to know more, please contact me or Marco with the emails shown below. Thank you. Thanks so much, Oleg. And you don't know, but everybody has already been in the lab, so they've really seen the lab running and the kerostat on the measurement. So for me, it's a real pleasure to introduce the last session of today. And you know, our final guests, they don't need any introduction. They are amazing top scientists in the world. And I would also personally thank them for waking up so early in the morning, especially John Clark from California, Tony in Chicago, and also Michelle in California. And so I would like to give the word to Tony Leggett. All of them are here just to talk about Antonio, and they've been great friends. And you know, it's been our choice to let them talk about Antonio. Un attimo in italiano, diciamo adesso Sveva li conosci bene, gli amici di Antonio, e abbiamo lasciato volutamente a loro il ricordo di Antonio per quella che è stata sempre la sua dimensione mondiale, internazionale. E, Tony, please go ahead. Muted. Buonasera a tutti. It's an honor and a pleasure to have been invited to participate in the dedication of the University of Naples CQC Quantum Computation Joint Lab, named in honor of the late Professor Antonio Baroni, whom I knew for many years, both as an academic colleague and as a personal friend. I don't recall exactly when I first met Antonio, but I think it must have been in the early 80s when we were both interested in the problem of macroscopic quantum tunneling in Josephson junctions and related devices. At that time, although I knew about his recently published book and had found it very useful, had you asked me to name the areas of the world where research on superconducting devices was most actively carried out, I would probably not have included southern Italy. However, Antonio invited me to Napoli to visit his group, I think more than once in those years, as well as several times later. And I well remember traveling out to Arco Felice along the spectacular coast road and having lively discussions with them, not only in the CNR complex itself, but also in the little cafeteria across the road, where I suspect we drank not only coffee, but also something stronger and more alcoholic. Anyway, it soon became clear that the group was a major source of expertise on Josephson devices, including all the messy practical details which I, like most theorists, had tended to ignore. However, Antonio was not just a first-class experimentalist. Throughout the 80s, he also did some highly non-trivial work, partly in collaboration with Yuri Ovchinnikov and other Russian visitors, and partly with other members of his own group, in the theory of Josephson junctions, especially on the effects of dissipation therein. A subject which was and is dear to my own heart. So we certainly had plenty to talk about. One very important piece of theoretical work in a rather different direction, which he did in those years, was his co-authorship with Dima Geschenbein and the late Tolya Larkin
of a seminal paper on the possibility of using a particular kind of circuit involving Joseph's injunctions to detect the possibility, to detect the symmetry of the order parameter, the Cooper pair wave function, in superconductors which were suspected of being exotic. At the time, this primarily meant some of the recently discovered heavy fermion superconductors. When a few years later, I, along with various other people, came up with a similar idea in the context of cheap traits, I was not consciously aware of having seen this work by Antonio and his colleagues, but I think it was very likely that I was subconsciously influenced by having discussed the general topic of exotic pairing with my former postdoc, Sumkit Yip, who certainly did know about it. Anyway, my colleague Dale von Harlingen and other experimentalists took up the idea, both for the cuprates, where the results of the experiments are now generally regarded as strong evidence for the so-called D-wave symmetry, and for strontium ruthenate, where they appear to be inconsistent with other types of experiment, and the situation is currently controversial. Whatever the conclusion which will eventually be reached in this and possibly other systems, there is no denying that the GLB, Gish-Combine-Larkin-Barone idea, was one of the most important contributions to condensed matter physics of the last few decades. Antonio is not just my academic colleague, he was also a warm and generous personal friend. He invited to Napoli, not just me, many times, but also my wife and daughter. And they still have fond memories, as do I, of his incredible hospitality and the time and effort he spent showing us around the city and explaining to us its incredibly rich history, not to mention its equally rich gastronomy. I have missed him, as I'm sure have many others, not just as a colleague, but as a human being. But a great leader in any field is judged not just on his personal achievement, but by the influence he has on others, and most particularly on the next generation. While Antonio was alive, I was always impressed by the warm and collegial spirit that I saw in his group and the encouragement he gave to his younger colleagues. And it's been a real source of pleasure to me over the decade which has elapsed since his death to keep in close touch with them in their ongoing careers in the CNR, University of Naples Superconducting Technology Group, and elsewhere, and to admire the way in which they have continued and built on the tradition he founded. It's indeed richly appropriate that the building, whose inauguration we are celebrating today, should be dedicated to his memory. Grazie. Tony, thanks so much for your great words and memories of Antonio. So I would like now to invite Professor Massimo Inguscio. Massimo, italiano, inglese, italiano, inglese. Sentite? Sì. Sì. Yes, we can hear. So we... Dear friends from the other side of the world, I apologize, but I would like to start for a couple of minutes in Italian. Questo è il mio saluto e il mio abbraccio va a Sveva, Livio e gli altri presenti, che saranno tutti fieri, diciamo, di aver avuto un marito, un padre di tale livello umano. E per quello che mi riguarda, io sono
felice e onorato di aver avuto un grandissimo amico e voglio mostrarvi la cravatta, diciamo, di Marinella, che lui ebbe a donarmi non molto prima che sparisse. Diciamo che questa è una cravatta per me molto importante, che mi porto dietro e che uso indossare, diciamo, nei momenti più importanti in cui ho bisogno di una forte carica umana. Quindi grazie Antonio e un abbraccio appunto di nuovo a Sveva e agli altri per questo. Now let's to switch to English or pseudo English, because after the English of Tony Leggett it's a little bit risky to say that I'm speaking English. However, I met Antonio actually in the late 80s of the last century, when I, coming from Pisa, I became professor, full professor in Napoli. And what I appreciated of Antonio is his ability to go through barriers, not only with superconducting matter, but with his humanity. In fact, you must know that those times in Napoli, there were even two departments of physics, and there were faculties. Before Gino Nicolais has reminded us about the Faculty of Engineering, where Antonio was professor, and there was a sort of strong separation between physics engineer and physics in the Faculty of Science. Which for me was very much strange, coming from Pisa, and Antonio is exactly the kind of person who was able to cross this barrier, so to talk to people like me from the other side, even to follow the students, give me advice, and so this has been a first. Fundamental support that he gave me with his humanity. The other thing is, and also already Gino Nicolais, my predecessor as president of the National Science Council, has reminded, Antonio was also working at the CNR. So again, no barriers between the world of the university and the world of the CNR. And let me mention that in the Institute of Cybernetics, where of which Antonio was director, there was also a group of optics. So a different kind of disciplines were in the same institute. And also this was a paradigm of what had to happen, you know, later. In fact, Antonio, who, by the way, had a very broad culture, I remember his interaction with the Istituto di Studi Filosofici, I mean, and so on, was also able to avoid barriers or with people. And so a key moment for our science in Florence with ultra-cold atoms was when he suggested a student from Napoli, Francesca Ferlaino. Francesco Catagliotti has already mentioned this story, who essentially went to him to ask for a thesis, for a master thesis. And then Antonio suggested her to come make the PhD, the master, the PhD with us in Florence. Apparently totally changing the world, because from solid state, he was suggesting her to go and work with ultra-cold atoms. And indeed, this was
an important revolution for us because interacting with him, even through Francesca Ferlaino, and reading his book, which has already been mentioned, who is a very clear book, where you go to the key issues, to the few fundamental issues, equations of Joseph Johnson, so on, we were able to start developing Josephson oscillation of ultra cold atoms through barriers made of light. Apparently a totally different field, but Antonio helped us, at least helped me, to understand the key issues which were in this kind of physics. And and now what has been described so far, the development of this laboratory for quantum computing, or the national recovery plan, the quantum computing project in Italy that we are putting together, is the demonstration of the fact that this issue of a little bit more than 20 years ago was a correct one, because now in this enterprise we are following two or three different platforms, and one is of solid state in Napoli. The other one is with ultra cold atoms with optical barriers, and there is something common, which essentially is the legacy of that science, that physics of 20 or 30 years ago, but also the legacy of the fact that there are no barriers between different techniques. And with the Nations Council, we followed, we organized the Italian strategy for the flagship, European flagship in quantum, quantum flagship, and we produced a national school of quantum science and technology, national PhD school. And as a result of the legacy of Antonio, the university which is aiding this coordinating the PhD school in quantum is Napoli, and I think that together with Francesco Dafuri and Pepe, in a few weeks from now we shall have the first laureate of with the title of with a doctorate in quantum science and the technology. And this is a very tricky thing, because from some private human discussion with Antonio 20 or 30 years ago about a person on how to organize something common, all this field has been developed. And so what I like to say that this joint lab that today you are opening, that I will be visiting soon, I think, maybe in the occasion of this PhD final ceremony, also tell us that science, physics in particular, is all the same. Whatever you are using, solid state, you are using atoms, light, and in fact, let me mention that there is a connection between the two labs, Florence and Napoli, which is made by light, by quantum light. And before somebody was exactly the officer of the region of was mentioning that for administrative affairs. Was interesting to have a possibly a secure transmission of many data and so on. So now we do this, as we know, as physics, and there is exactly a connection between
all over Italy, but in particular between Florence and Napoli with this, quantum light. And for instance, Giampiero Pepe is heading one important enterprise that the Nations Council has started in Matera, which was capital of Italian culture, but this enterprise now is exactly how to use the quantum worlds for feeding, for helping the health in the hospital or the bureaucracy, the administrative, and so on. So to conclude, seems to me that the legacy of Antonio is still a legacy of a progress that we are having, and also is a demonstration that when you have brilliant ideas, even small ideas, but following the curiosity, Antonio was following the curiosity, and not only in science, then essentially you always produce a future. And these people who now are working with these quantum things are so brilliant and curious that I'm sure that in 10, 20 years from now, there will be important developments, in particular in Napoli, and I'm happy for that, because it's important to develop in the south of Italy, to concentrate efforts, because developing science produces richness and so on. Thank you. Massimo, thanks so much for your contribution. It's now a pleasure to introduce John Clark from Emeritus in Berkeley University with a lot of seminal contributions on quantum superconductivity. And please, John, go ahead. Well, thank you, Francesco, for your very kind invitation to share some of my memories of Antonio and to celebrate the opening of this joint laboratory dedicated to his memory. I decided to divide my talk into two pieces. First of all, I'll say some words about Antonio the scientist, and then about Antonio the person. I first became aware of Antonio Baroni around 1970, when I was a beginning assistant professor at the University of California, Berkeley. I recall his early work on flux flow in Josephson junctions and on the Sine-Gordon equation with A.C. Scott and others. He wrote papers on heating effects in large Josephson junctions and current flow in long Josephson junctions, which were of more than a little interest to me because of my related work on superconductor, normal metal superconductor junctions. In the latter part of the 1970s, he wrote a long series of articles on light-induced critical current in Josephson junctions with light-sensitive barriers. And in 1979, he wrote an important paper with Ovchinnikov on the theory of SNS junctions. And given my earlier experimental work, this paper was of particular interest to me. His crowning accomplishment in that first decade, however, was his classic book, Physics and Applications of the Josephson Effect, published with Paterno in 1982. And I still treasure my now very battered copy. This splendid book was a wonderful coverage of the field, and it presented an exhaustive collection of references. It's been translated into several languages and is still a standard reference. Above all, Antonio brought to Napoli a school of superconductivity, a school of experimental and theoretical science, and a way of thinking about science that was his legacy. He mentored many students and postdoctoral scholars who have gone on to establish outstanding careers in their own right. Well, now let me turn to saying some
words about Antonio the person. As I recall, I first met Antonio in person at an applied superconductivity conference in the early 1970s, but I confess I don't remember which one. I do remember vividly, however, introducing my wife and our six-week-old daughter, Elizabeth, to Antonio and Sveva at the Non-Equilibrium Superconductivity Conference in Maratea in the summer of 1980. Subsequently, my wife accompanied me on almost all of my many visits to Napoli, and Elizabeth joined us on several of them. Typically, each of these trips started with Antonio calling me at home in Berkeley to invite us to a conference or a meeting in Napoli. He would always end our conversation by saying, "And don't forget your women." Later, he would call my wife just to make sure that she really would come with me. Antonio taught us many things about Napoli. For example, he explained that we should never be afraid to drive a car there, since Neapolitan drivers are actually very careful. In due course, we discovered for ourselves that this was indeed true. He also demonstrated that red lights were merely advisory, and one should generally ignore them. One visit with Elizabeth was particularly memorable. Antonio was determined to make sure that Elizabeth had a proper Neapolitan welcome. First of all, he asked Elizabeth if it was okay for her to have her own room at the Paradiso Hotel. Elizabeth, about to be 11 years old, was thrilled. She still remembers that this was the first time she had stayed alone in a hotel room and was able to decide for herself which TV channel to watch. Antonio also felt that we should have the best possible guides for our visit to Pompeii, and two members of his group gave us a memorable tour. We also learned on this visit that squids played a central role in Roman mythology. The warmth of Antonio and Sveva is legendary. Elizabeth's 11th birthday was a special example. Sveva made a splendid dinner for us. The birthday cake was especially elegant. Antonio had asked Elizabeth in advance what was her favorite cake, and she said chocolate. So of course, we had a wonderful chocolate cake. Elizabeth asked us to say that almost 30 years later, she still remembers her birthday dinner and especially the chocolate cake with great affection. Antonio was not only a great scientist, he was also a great human being. He leaves us all an enduring legacy. John, again, thanks so much for your beautiful contribution on Antonio. And now, also, I would like to say that, unfortunately, Vladimir Krasin, for general problems, cannot join us. I have the text. I'm afraid we are a little bit in late, and so I will give you the text. And I would like now to give the word to Michel Devoret from Yale, and now is, Michel, you will tell. In Google, in Santa Barbara, and again, thanks so much for participating. Hello. Hello, everyone. Do you hear me? Yes. So I would like to start by saying it's a great honor to have been invited to say a few words about Antonio Barone in the occasion of the dedication of the new superconductivity and quantum information lab in the University of Napoli. So I would like to say that because I'm just starting a five-month sabbatical at Google from Yale University right now,
I am speaking from a bed and breakfast in downtown Santa Barbara, and I hope you will excuse the nomadic conditions in which this little speech is given. So there might be some parasitic noises that you might hear during these few words. So I would like first to say that I am very grateful to Antonio for having written such an excellent book on the Josephson effect with Gianfranco Paterno, and which I think is to this day remains unequaled, as John mentioned. It's very useful, and we have used it, in fact, very recently in our research on quasi particles at Yale. I am also indebted to Antonio Barone for the very successful international conferences he organized at Naples on macroscopic quantum effects, and which have been mentioned by John and Tony. In my opinion, they allowed very important exchanges of ideas in an era where superconducting qubits were still the subject of what I would call a small cottage activity in comparison of the big industrial effort that they are, you know, the subject of today. I am also indebted to Antonio for the children, the scientific children and grandchildren he produced and who have contributed greatly to my experimental lab at Yale. But I would like also, beyond the career achievements of Antonio, I would like to point out, like previous speakers, I would like to point out his deep respect and embrace of humanistic culture. This was manifest both in his great humor and generosity. And I have to say that he became one of my role models in science when I was still a young scientist and when I met him and got to know him better. I would like to mention that here was a man in position of power that was very open-minded, very respectful of everybody, including junior colleagues, and was, last but not least, someone you could count on to put science above politics when crucial choices had to be made. And I think this is why his legacy continues today. So to conclude these few words, I extend all my best wishes for the future of the new lab that is dedicated today. And I hope that Antonio's memory will be auspicious for the future discoveries which will be made in this ambitious research center. Thank you for your attention. Michel, thanks so much again for your contribution. Now we go to the conclusions in Italian. I invite Dr. Sabascioni one second, just one word in Italian for... volevo anche dire a tutti voi, le persone che hanno ricordato Antonio, sono le persone che hanno pensato come funzionano i computer quantistici attuali. Diciamo, le cose di cui hanno parlato 30 anni fa sono le cose che adesso funzionano i computer quantistici. I loro esperimenti, insomma, hanno creato le basi che adesso raccogliamo. E tutti i nostri studenti sanno a memoria i loro lavori e non vanno avanti. Però tutte idee degli anni 80 che adesso, grazie alla... miglioramenti in tecnologia diventano realtà e loro hanno dato questi capisaldi fondamentali. Dottoressa Passione, grazie per le conclusioni.
buonasera. È veramente un piacere e anche un po' un'emozione essere qui oggi, soprattutto dopo aver ascoltato questi interventi così belli e, come appunto ci veniva appena ricordato, da personalità incredibili, insomma. Quindi un grazie per averci dato, anche a noi non addetti ai lavori, insomma, la possibilità di poterli ascoltare. E sono molto contenta perché, come è stato già detto, oggi appunto si inaugura un nuovo hub di innovazione su una tecnologia di frontiera, su una tecnologia che ci aiuterà nel futuro. Veniva ricordato, le cose che hanno sviluppato queste personalità erano degli anni 80 e oggi ne beneficiamo, e sono sicura appunto che su questa scia il primo augurio che faccio, insomma, quando si inaugura un nuovo luogo, insomma, è che in questo luogo possano nascere, possano svilupparsi delle nuove traiettorie tecnologiche, dei nuovi contenuti, dei nuovi progetti di cui potremo beneficiare, insomma, a breve, medio, ma anche a lungo periodo. E ovviamente sono molto contenta che questo nuovo laboratorio, che come è stato detto è un laboratorio immaginato per essere un luogo aperto, un luogo di contaminazione, un luogo transdisciplinare a servizio del territorio, non solo ovviamente del territorio campano ma del territorio nazionale, legato appunto con le reti lunghe anche con gli altri centri a livello europeo, quindi un centro di eccellenza, possa essere appunto stato dedicato al professor Barone, che come abbiamo visto è stato un ambasciatore della scienza, della tecnologia, che da Napoli ha avuto reti lunghe in tutto il mondo e che quindi ha permesso anche al nostro territorio di essere connesso, insomma, con il meglio e l'eccellenza di questo settore a livello internazionale. Io non ho conosciuto personalmente il professor Barone, però ne ho sentito tanto parlare, anche perché è anche grazie al suo contributo che appunto ancora un po' di anni addietro si è realizzata la Città della Scienza. Lui era, come sapete, insomma, nel nostro comitato scientifico, credo, ha collaborato tanto anche con il professor Silvestrini e ha sempre condiviso appunto questo obiettivo di comunicare la scienza, di divulgare la scienza, di renderla fruibile, facile, accessibile anche non solo agli studenti e ricercatori, ma anche appunto alle persone comuni. E quindi sono molto contenta che questo laboratorio, insomma, possa rappresentare anche questi valori. Questo è un tema, appunto quello delle tecnologie quantistiche, come ci è stato ricordato, di grandi prospettive, come dicevo, che può essere una tecnologia abilitante per diversi settori. Ad esempio, qualche giorno fa, mentre preparavamo, insomma, un programma importante nell'ambito delle scienze della vita, leggevo un report di Ambrosetti proprio sul futuro nel settore delle scienze della vita, e ricordava come le biofounderies, gli sviluppi dell'RNA e le tecnologie quantistiche erano, diciamo, visti come le tecnologie abilitanti per il futuro nel mondo delle scienze della vita. E noi tra l'altro sulle biofounderies siamo già intervenuti, quindi, come vedo, insomma, siamo allineati. Però per dire che investire in questo settore apre delle grandi opportunità, e io sono contenta di poter, diciamo, rassicurare il mondo dell'università, dei centri di ricerca, insomma anche delle imprese del nostro territorio, che come Regione Campania abbiamo, come sapete, aperto una consultazione per aggiornare la nostra RIS, che è il nostro documento strategico di ricerca e innovazione. E come veniva ricordato, 6 mesi fa eravamo qui e parlavamo appunto del primo pezzetto di questo grande progetto che oggi inaugurate, e io vi dissi: mi raccomando, abbiamo aperto la consultazione, inserite, diciamo, questi needs anche su questa traiettoria tecnologica, così la possiamo accogliere. Il lavoro è stato fatto e noi abbiamo aggiornato il nostro documento strategico, abbiamo inserito un'area di specializzazione che è quella appunto del futuro, delle frontiere, delle ICTs, e tra le varie tecnologie abilitanti, appunto ovviamente intelligenza artificiale, sulla cyber, la robotica, insomma su varie linee che abbiamo scelto, abbiamo inserito anche questa. Ed è una differenza non da poco, perché vuol dire che per i prossimi 7 anni
potremo finanziare start-up, finanziare processi di trasferimento tecnologico, progetti di ricerca, formazione, e insomma tutto quello che voi che siete tutti addetti ai lavori potete comprendere bene. E lo potremo fare sia quanto le tecnologie quantistiche abilitano le altre aree di specializzazione che restano confermate, quindi a partire dall'autonoti, l'aerospazio, le scienze della vita, l'agroalimentare, insomma un po' le nostre specializzazioni che ormai conosciamo molto bene, ma potremmo finanziare anche la ricerca per la ricerca, per poter consentire anche a progetti come questi, non solo come contenitore, ma anche come contenuti, di poter andare sempre più avanti, insomma, e quindi di investire su una delle traiettorie tecnologiche che a detta dell'Europa, dall'Italia, che tocchiamo anche noi con mano qui a Napoli e in Campania, è vista, insomma, come uno dei settori che potranno fare da apripista e su cui c'è ancora tanto da fare, tanto da investire, e quindi ovviamente i first mover, quelli che investono per primi, se sono bravi riescono a mantenere anche quel vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi che magari sono stati un po' più lenti in questo senso. E quindi il mio augurio, insomma, è che da questo laboratorio possano nascere progetti nuovi, sfidanti, che possono essere formate tante giovani risorse, e sono appunto convinta che questo luogo fantastico che è il Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio continuerà a crescere con tutte le grandi aziende che continuano a guardarci con tanto interesse, soprattutto per il nostro talent pool, per il talent pool che abbiamo qui in Campania, prodotti delle nostre università, delle nostre 7 università. Tantissime aziende ci contattano perché appunto sono interessate a investire dove c'è della buona materia prima, e noi abbiamo i nostri giovani, i nostri ragazzi, i nostri laureati, i nostri ricercatori che sono un'ottima materia prima su cui investire, e noi come regione, insomma, siamo sempre lì a vedere tutti, diciamo, i buoni semi su cui si può investire per creare sviluppo. Sono anche sempre contenta di ricordare che adesso come regione siamo la terza per numero di start-up, è un bellissimo segnale, vuol dire, insomma, che i nostri ragazzi e anche i nostri docenti, in tanti spin-off ovviamente ci sono docenti, si mettono in moto, vogliono investire su loro stessi, sono ovviamente start-up innovative o spin-off, quindi lavorano giorno dopo giorno sulla ricerca, è un bellissimo segnale, e appunto noi crediamo nelle start-up perché siamo sicuri che possono accelerare i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico anche tra grandi aziende e piccole aziende, tra chi ha un brevetto e una piccola e media impresa. È l'unica, diciamo, raccomandazione che mi sento di fare quando c'è un nuovo laboratorio che nasce, e di avere, ma come avete già scritto, quindi so che è una raccomandazione quasi, diciamo, data per scontata, attenzione al tessuto delle nostre piccole e medie imprese, che sono ovviamente l'ossatura centrale della nostra economia, ed è importante quando ci sono delle tecnologie appunto così abilitanti usare le parole giuste, gli approcci giusti, le metodologie giuste per capire i bisogni delle imprese e tradurre i bisogni delle imprese con le soluzioni e con le opportunità che possono venire dall'applicazione di questo tipo di tecnologie, insomma, allo sviluppo quindi per renderle più competitive. Quindi io vi saluto facendovi solo i complimenti e un augurio, perché da questo Innovation Hub possano venire fuori veramente dei progetti visionari, così come è stato ricordato, insomma, il professor Barone era, insomma, un leader di progetti di visionari e di innovazione. Grazie e buonasera a tutti. Momento di conclusione e ringraziamento. First of all, we would like to thank our great speakers from far. Thank you, Tony. Thank you, John. Thank you, Michelle. Thank you, Oleg. Grazie, Massimo. And, you know, I will translate you what the assessore said, that thanks to your talks, they will give us a lot of money to invest in quantum technology. It has been, you know, in the memory of Antonio, they will support. Thanks so much. Vorremmo anche, diciamo, si è parlato di CESMA, CQC, grande industria, Netcom crescente.
Dipartimento di Fisica, Università. Io, diciamo, sulla lezione di Antonio vorrei ringraziare i nostri ragazzi, sono parecchi qui, che sono loro che fanno correre tutto. Se vi fermate in laboratorio vedete dei grafici e diciamo dei filmini divertenti dove loro montano, smontano e sono loro i veri protagonisti di tutto questo. Volevo infine ringraziare Sveva, Livio e la famiglia Barone per essere qui. Insomma, sapete come la lezione continua. Giampiero. No, credo che sia giusto il tempo di andare via. No, ripensavo ai nostri giovani. Noi eravamo giovani quando Antonio ci trasmetteva queste passioni di cui parlava anche Valeria. E devo dire che una delle cose più belle che ci dà anche la forza spesso per andare tra mille impegni, difficoltà, andare avanti, è vedere che questa passione la vediamo tutti i giorni in tantissime decine di ragazzi che ci accompagnano. Quindi, secondo me, il grazie è a loro, per Antonio. Chi è interessato alla visita del laboratorio, che peraltro è operativo in questo momento, modulo l'indice di presenza nella